Collegato con noi Luigi Di Maio, Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Camera. Ben trovato Di Maio. Mi sente Di Maio? Buongiorno, salve a tutti. Ben trovato. Senta, sì, la sento. Allora, il Movimento 5 Stelle ha presentato la mozione di sfiducia al ministro dello sport Luca Lotti. Le chiedo perché in un telegramma, in un titolo... Il concetto è molto semplice. Questa vicenda contiene al proprio interno un imprenditore che è in galera per corruzione, che aveva finanziato la fondazione di Matteo Renzi per circa 60.000 euro. Il braccio destro di Matteo Renzi, Luca Lotti, nell'ambito di questa maxi inchiesta Consip, sembra, dalle accuse dei magistrati, abbia rivelato il fatto che ci fossero delle cimici nell'ufficio di qualcuno degli indagati, e quell'indagato ha predisposto una bonifica e ha ripulito il proprio ufficio. Ora, noi siamo stati quelli in questi anni che chiedevano di istituire l'agente provocatore, quello lì che andava da un sindaco, da un dirigente pubblico, fingeva di dargli una mazzetta e se quella mazzetta la prendeva era finita. Esiste in tanti paesi d'Europa. Qui invece abbiamo il ministro rivelatore. Finché questa vicenda non sarà chiarita, il giglio magico deve stare lontano dalle istituzioni. Poi, se dovesse essere chiarita, bene, ma questa vicenda è una vicenda di mazzette e tangenti. Vabbè, a 25 però andiamo con ordine, vorrei... Di Maio, la prego, perché così almeno anche a casa ci vorrei, seguono. Io no? Vorrei che non si... No, mi scusi, io vorrei che non si minimizzasse su questa vicenda. Vorrei chiedere a Matteo Renzi, quando lui minimizza, se si rende conto che siamo nell'ennesimo scandalo di tangenti, di fondazioni, nell'ennesimo scandalo a 25 anni da Tangentopoli, che riguardano un appalto di quasi 3 miliardi di euro. Ma io, però, che lei mette insieme cose che di sono anche diverse tra loro, perché al momento Lotti è indagato ed è indagato per rivelazione, no, di informazioni, di cose relative alle cimici, esatto, che erano in quella stanza. Questa è l'accusa che gli viene rivolta. No, siccome lei dice qui siamo dentro una cosa che ha a che vedere con la corruzione, siccome diciamo da una parte c'è Lotti, certo, che è indagato, dall'altra il Movimento 5 Stelle, avete occupato le prime pagine dei giornali per tanti giorni con la questione del sindaco Raggi indagato, mi spiega la differenza? Cioè, perché Lotti dovrebbe fare un passo indietro? Lei se la ricorda, mi scusi, lei se la ricorda la questione delle polizze, no? Se la ricorda, sì, tutta Italia, certo, che era una bufala, tant'è vero che l'abbiamo dovuta smentire. Il ministro Lotti non ha querelato chi lo sta accusando in sede processuale. Allora, delle due l'una, lo diceva prima lei, uno dei due mente. Perché se il ministro Lotti dice che chi lo accusa di aver rivelato il segreto stia mentendo, perché non lo querela? D'accordo, questa è la capisco fa. Perfettamente la sua domanda, però ritorno alla mia. Lotti è al momento indagato, ci sono tutti i dubbi. Vale la presunzione di innocenza per la Raggi, dovrebbe valere anche per Lotti. Mi scusi un attimo, no. Noi non abbiamo presentato la mozione di sfiducia a Lotti perché è indagato, perché c'è un comportamento che lui non ha smentito con gli atti dovuti, quindi c'è una vicenda torbida intorno a questa inchiesta su cui faranno luce i magistrati, ma che ci consiglia di allontanare questa persona dal governo. Se avessimo voluto fare una mozione di sfiducia per ogni ministro o sottosegretario indagato in questo governo, avremmo dovuto accumulare un pacco così di mozioni di sfiducia. Mi spiega la questione dei tempi, che Lotti sia indagato lo sappiamo dal 23 dicembre, no? Ci fu un primo articolo sul Fatto, che poi questa storia, sì, l'ha seguita molto da vicino. Perché adesso la mozione? Perché, come sa bene, negli ultime settimane c'è stato l'arresto di Romeo e l'indagine a carico del padre di Renzi. Ma io vorrei capire una cosa. Ma non vi sembra strano che quell'imprenditore che aveva finanziato la fondazione di Renzi è coinvolto in un'inchiesta insieme alle persone più vicine a Matteo Renzi? Questa vicenda presuppone prima di tutto una cosa, e questa è una domanda che bisognerebbe fare a Matteo Renzi: lui sapeva di questa inchiesta Consip oppure no? Perché io mi convinco sempre di più che non poteva non sapere del fatto che il suo braccio destro, il padre di Renzi, stessero però non in facciamo suo il processo.
le intenzioni. Lei dice ha il dubbio che Renzi lo sapesse, mi è chiaro. Io le chiedo, no, però. Io glielo sto chiedendo e mi auguro, io vorrei anche che la gran parte della stampa italiana, che giustamente a noi fa domande incalzanti ogni giorno, chiedesse a Matteo Renzi questa cosa con molta semplicità, cioè chiedesse: ma lei sapeva oppure no? Perché c'è una persona, il capo di Publiacqua Firenze, che dice che Renzi sapeva di questa inchiesta. Allora, io che devo tutelare le istituzioni come cittadino prima di tutto, lasciamo un attimo a parte le cariche istituzionali e così via, ho il dovere, finché questa vicenda non sarà chiarita, di allontanare questa gente dalle istituzioni e dal governo dello Stato? Ho il dovere di dubitare se un ministro è diventato il ministro rivelatore dei segreti d'ufficio? Io spero che non lo sia, ma non ha querelato chi lo sta accusando. Questo è il vero grande bivio di fronte al quale noi abbiamo scelto di imboccare la strada della mozione. Una cosa le chiedo, Lotti, lei ha seguito lo scambio, diciamo, non di gentilezze tra Grillo e Renzi, a proposito del padre di Renzi, mi dice la sua opinione? Beh, Grillo mi pare che abbia detto, dopo la frase di Renzi, se mio padre è colpevole, condanna due volte una condanna, doppia pena, abbia detto. Grillo gli ha detto semplicemente: qui l'unica persona che hai rottamato in tutti questi anni è stato tuo padre, scaricandolo con quella dichiarazione. Una sua opinione, ma il punto fondamentale, lo dicevate anche prima e io lo ribadisco, questi erano arrivati a Palazzo Chigi per rottamare la vecchia politica. In questa vicenda ci sono tutti gli atteggiamenti peggiori della politica italiana. Che vedremo che non se cambiano. Saranno dimostrati, allora, ovviamente. Però io le chiedevo, ma abbassare un pochino i toni. Però lei oggi rispetto a Gentiloni scusi, ha detto che è il camomilla, no? Mi scusi, dottoressa. Scusi un attimo, vabbè. Camomilla è una parola gentile, non mi pare che sia stata mai un'offesa per tutti, è semplicemente per dire che poi abbiamo questo Presidente del Consiglio dei Ministri che si chiama Gentiloni, il quarto non passato per le elezioni, che ce lo ritroviamo a Palazzo Chigi a dire: no, ma la corruzione in Italia sono piccoli casi, i problemi dal punto di vista dell'economia sono affrontabili, e il governo arriva fino a naturale scadenza, ma quale governo se è il quarto mai passato per le elezioni? Mi permetto anche di dirle un'altra cosa. Io spero che i magistrati possano fare chiarezza sulla verità di questa vicenda Consip, ma se c'è stata una fuga di notizie, una rivelazione di segreto a tal punto da fare le bonifiche negli uffici e far saltare le cimici, io spero che i carabinieri abbiano ancora tutti gli strumenti per arrivare alla verità di questa vicenda, perché l'indagine è stata fortemente sabotata se dovesse essere vero questa questione delle adesso cimici. Adesso vedremo e della l'indagine come d'ufficio. Procederà. Nel frattempo stamattina c'è stato l'interrogatorio, lo dicevamo prima, no? L'interrogatorio di Romeo, poi ognuno c'ha il suo Romeo, qui non si salva nessuno. Le devo chiedere una cosa a proposito di Romei. Lei crede che oggi la Raggi prenderebbe Fermoli? Scusi, ma è una battuta, questo non glielo Di Maio. Permetto, sorrida, glielo... è una battuta. Questo non glielo permetto. Crede che la Raggi oggi prenderebbe gli stessi voti di prima, che devo sorridendo. Andare in pubblicità. La Raggi oggi, secondo lei, prenderebbe gli stessi voti di prima a Roma? Ma io questo non lo so, lo deve chiedere ai romani, io so solo che noi stiamo cercando di risolvere dei problemi enormi lasciati negli ultimi 30 anni e lo stiamo facendo, 40 milioni di tagli di spreco nei primi 7 mesi della giunta, abbiamo diciamo acquistato che i sondaggi dicono qualcosa autobus, di non possiamo diverso, fare no? I miracoli, ma ci stiamo lavorando. Beh, i sondaggi davano pure il testa a testa al referendum sì e no, e poi abbiamo battuto non il sì. Non sempre ci prendono, 40, ha ragione. Senta, ma voi volete andare alle elezioni subito? Per diciamo utilizzare la debolezza, la crisi del PD. Guardi, no, ma non è utilizzare una debolezza. Se lei chiedesse, ma sicuramente l'avrà fatto, se lei chiede in giro, tutti i cittadini le stanno dicendo: guardi che vogliamo andare a votare. La maggioranza degli italiani vuole andare a votare. Perché? Perché il partito che governa questo paese ormai o passa il tempo a difendersi dalle inchieste, il PD, oppure passa il tempo ad affrontare il tema delle tessere false, oppure in questo momento è un governo e una maggioranza che vuole arrivare al vitalizio di settembre, alla pensione di settembre. Senta, e noi gliela vogliamo far saltare con questa delibera che discuteremo il prima possibile per far saltare la pensione che maturano questi signori a 4 anni e 6 mesi. Anche quella Di Maio la devo salutare. Diciamo anni. Che voi per essere arrivati da poco un po' di inchieste pure ce l'avete avute, un po' di problemi con le tessere pure ce l'avete avuti. Si vede che bisogna stare molto attenti. Mi dice un'ultimissima cosa. Noi, Emiliano, no, Renzi, Orlando. Beh, quelle no, a Palermo. Dottoressa. Come le chiama lei? Le firme. Le firme. No, mi perdoni. Erano le tessere. Firme. Però, insomma, no?
e noi che cosa abbiamo fatto? Che cosa abbiamo fatto sulle persone? Che cosa abbiamo fatto sulle persone coinvolte in quella cosa? Eh no, ma la stessa cosa che quelli del PD stanno provando a fare, no, hanno detto quei voti non valgono, quindi. No, però mi perdoni, siccome devo veramente andare in pubblicità. Anni, dottore, no, Di Maio, perché lei la prego. Ha fatto un accostamento che a me non va bene. La prego io, lei se fa un accostamento con le inchieste del PD a me non sta bene, perché noi abbiamo allontanato noi, sindaci, membri delle giunte, prima ancora che arrivassero gli avvisi di garanzia in alcuni casi per comportamenti immorali. Talvolta allontaniamo talvolta noi no. le persone quando ci sono delle evidenze, e per questo noi presentiamo una mozione di sfiducia a Lotti e ne abbiamo la credibilità. Va bene, per questo farlo. Ce l'ha spiegato perfettamente. Preferisce Renzi, Emiliano o Orlando? Chi le piacerebbe di più avere di fronte nella competizione elettorale? Io ho smesso di credere nel PD e alle primarie non credo, anche perché molto spesso le tessere poi diventano oggetto addirittura di inchieste della direzione distrettuale antimafia, quindi io non credo alle primarie e non mi esprimo su nessuno dei tre, perché tutti e tre rappresentano il partito che ha massacrato questo paese. Mannaggia, mi piaceva se mi diceva un nome. Grazie per essere stato con noi, devo andare assolutamente in pubblicità. Grazie a lei, arrivederci.